Il mio primo film è La ragazza del mondo, è un film molto diverso da un'avventura che sta uscendo adesso in sala, anche se ci sono poi in realtà dei punti in comune, perché entrambi i film sono dominati da una storia d'amore, anche se il primo film tecnicamente era un romanzo di formazione. La ragazza del mondo è stato un film che ho scritto, che ho diretto, mentre un'avventura è un film di cui sono solo il regista, quindi ho aderito a un progetto editoriale precedente. E questo perché racconta un po' la mia anima divisa in due, nel senso che io sono, quando ho parola usurata, ma quando ho l'urgenza di raccontare qualcosa che sento visceralmente, qualcosa che mi tocca personalmente, allora mi piace misurarmi autorialmente, quindi anche fare anche tutto il percorso drammaturgico che, condividendolo sempre con qualcuno, ho uno sceneggiatore, La ragazza del mondo è scritto insieme allo sceneggiatore Antonio Manca. Però mi piace anche fare il regista e quindi mi piace anche aderire a progetti che non sono miei e quando mi hanno proposto il copione, che era all'epoca era ancora soltanto un soggetto di un'avventura, mi sono lanciato. Ci vuole un po' di coraggio oppure un po' di incoscienza per fare per aderire a un film del genere, così, diciamo, un terreno così vergine perlomeno per l'Italia. E poi anche sì, poi a me piaceva l'idea di fare qualcosa di diverso, soprattutto di sperimentarmi con il pubblico, non soltanto un pubblico cinefil, perché comunque il mio primo film ha avuto un grande esito nei festival, in Italia, in giro per il mondo, il Davide Donatello, insomma sono successe tante cose belle al di sopra delle mie aspettative più rosee, onestamente. Ma mi sono confrontato soprattutto con, appunto, addetti ai lavori, critici cinematografici e appassionati di cinema. Mi è mancata la sala, mi è mancato il confronto con un pubblico più trasversale e quindi questo film qui invece è un'avventura, è un film con cui cerco di confrontarmi anche con un pubblico, con il pubblico normale, col pubblico che va al cinema anche per intrattenersi, non soltanto con le persone che considerano il cinema la settima arte. Spero di aver fatto un film che riesce a piacere a tutti e due questi pubblici. Più in generale, quello che credo che stia accadendo in questi anni è una voglia di rischiare, diciamo, da parte di alcuni produttori in generi poco frequentati in Italia, almeno in tempi recenti. Come dire, il mio sguardo è un mix tra il grande musical e il nostro dignitosissimo musicarello. Quindi dicevo, più in generale, su diversi generi, cioè Il primo re, per esempio, di Matteo Rovere, secondo me è un gran film ed è in un genere che assolutamente non frequentato dagli italiani ultimamente, Chic Robot e altri film, insomma, mi sembra che stanno rieducando il pubblico a dare fiducia anche a film che non sono semplicemente commedie, magari ottime commedie, o film drammatici o film autoriali al 100%. Il futuro del cinema italiano non posso immaginarlo, anzi sarei un profeta, e il mio adesso sto provando ad adattare un libro meraviglioso e complessissimo che è La ferocia di Nicola Lagioia, e quindi spero di riuscire a portarlo sullo schermo, un libro molto complesso e quindi un adattamento difficile, ma un lavoro molto molto interessante, quindi spero presto di poterlo girare.